Ora diamo la parola al console Kuchukian per un breve intervento prima di chiudere con l'intervento conclusivo di Massimo Cacciari. Sono circondato da filosofi, anche a casa mia moglie è una filosofa, quindi cercherò di parlare il più piatto possibile. Sono qui per presentare il professor Cacciari, che non ha bisogno di presentazioni. Voglio solo dirgli grazie, che ha accettato di essere fra noi. Immediatamente ha risposto sì, anche penso per la sua amicizia verso il popolo armeno. Quando lo ascolto alla radio o alla TV, ho modo di apprezzare il suo parlare deciso e sincero e i suoi termini che manifesta una resistenza pensante. Ma nello stesso tempo, quando sento il suo accento così familiare, veneziano, diciamo, ripenso alla mia gioventù a Venezia, quando ero in collegio, anni duri, sofferti, perché io prima non sapevo neanche di essere armeno, diciamo, e lì in collegio ho ripercorso le sofferenze del popolo armeno. Anche mio padre, che è stato messo su una nave quando aveva 12 anni da Costantinopoli, è arrivato a Venezia quando iniziava il genocidio ed ha frequentato lo stesso collegio. Non ha mai parlato di quello che è successo, dell'orrore, delle cose che si è lasciato alle spalle. Anche perché il genocidio armeno è stato sì il primo genocidio del XX secolo, ma secondo gli ultimi documenti è stato anche il più efferato. Efferato in quanto genocidio punitivo. Ebbene, quando mio padre è morto, per una sorta di costrizione, sono tornato dove abitava mio padre, in Turchia, ho cercato la gente, le persone, i sopravvissuti, i testimoni oculari, e ho iniziato a capire come funziona la catena del male e specialmente come si colgono le prime avvisaglie di una tempesta che può accadere in ogni dove, anche a tutti noi. Ma gli armeni, vittime di una memoria negata, come sapete la Turchia nega ciò che c'è stato, hanno anche capito che proseguendo su questa strada, fra 2 anni, il 1915 sarà, il 2015 sarà il centesimo anniversario del genocidio, e gli armeni non hanno dimenticato, in tutto il mondo per loro è come se fosse passato un giorno. Bene, malgrado questo, hanno capito che il fardello di questo Metzger, grande disastro, era troppo pesante. E allora hanno cominciato a cercare persone che li hanno aiutati, che li hanno salvati, soccorsi, e specialmente le persone che hanno testimoniato la verità e possono ancora testimoniarla. A Yerevan c'è una collina, un memoriale del genocidio, dove c'è un muro della memoria e ogni anno viene tumulato una terra tombale o delle ceneri di un giusto per gli armeni, che sono stati di tanti paesi, dall'America alla Norvegia, alla Francia, alla Germania. Poi ho incontrato Gabriele Nissi, che si occupava dei giusti della Shoah, abbiamo unito le forze ed è nato questo progetto di seguire le storie dei giusti e dei resistenti morali per ogni manifestazione malvagia, diciamo. E dalla memoria del male, e così è nata, cerchiamo di far nascere la memoria del bene. Milano ha riconosciuto il nostro sforzo, al Montestella, come sapete, c'è questo giardino, abbiamo altri giardini in altre città, pensiamo di farne ancora altre, e abbiamo, come ha ricordato il nostro Sindaco Albertini, la giornata europea in memoria dei giusti, quindi andiamo avanti.
E abbiamo parlato in questo convegno anche della virtù dei giusti in rapporto all'identità europea. E abbiamo una speranza, un'Europa capace di onorare le voci dei giusti e dei resistenti morali, sarà un aiuto sulla strada del dialogo e della riconciliazione tra i popoli. E da parte mia, dalla parte armena, continuerò i miei sforzi e il mio ultimo scopo, speriamo di non morire prima, è quello di riuscire a portare la terra tombale di un giusto ottomano in Armenia. L'impegno del professor Cacciari, politico e sociale, la sostanza della sua ricerca filosofica, sono la testimonianza che questo tema gli sta a cuore. Far ritrovare nella vita di ogni giorno il valore delle virtù dei giusti. E ricordo qui alcune sue riflessioni sul concetto di prossimità, sul farsi prossimo, che desidera non uno stato, ma un agire. Dice anche che ciò che conta nella relazione con l'altro è la risposta, la capacità di vedere, arrestarsi, raccogliere, farsi prossimi del massimamente inquietante, sconvolgente, dell'imprevisto che ci assale e ci urta. E aggiungo io, qui risiede anche la capacità di cogliere i prodromi del male al loro sorgere. Vorrei inoltre ricordare, finisco, un punto centrale della riflessione del professor Cacciari sul tema dell'identità dell'Europa, della sua crisi, del rischio e delle sfide che ci attendono. Un punto che è strettamente collegato al tema del nostro convegno e che leggo come un auspicio. Le sfide si vincono se l'Europa accetta il proprio tramonto, nel senso di essere capace di fare dono di sé, riconoscendo e continuando a interrogarsi sull'irriducibile pluralità e valori e valore delle tante voci che lo animano. Solo così potrà nascere l'uomo del dono gratuito, l'uomo nuovo, in cui si è dissolta ogni forma di individualismo e di soggettivismo, il nuovo Socrate. Spero di non aver sbagliato niente, professore, e lascio la parola a lei. Grazie signor Console, grazie a voi dell'invito. È vero, sono molto legato alla comunità armena, uno dei luoghi più che amo di più e che invito tutti a visitare, quelli che non l'avessero già fatto, è l'isola di San Lazzaro, che è un grande centro della cultura e della spiritualità armena, un centro mondiale, con una straordinaria biblioteca, e lì ho tantissimi amici. Quindi certamente con grande piacere ho accolto il suo invito e sono qui per una breve riflessione. Purtroppo non ho potuto seguire tutti gli interventi, ho seguito soltanto gli ultimi che hanno sollevato per conto loro questioni di grande rilievo che andrebbero discusse tutte una a una. In qualche modo cercherò di farlo così, scorrendo alcuni appunti sui quali volevo appunto soffermarmi. Questa idea dei giusti è un'idea grande, difficile, non va presa certo alla leggera, richiamando alla mente una idea che magari tutti abbiamo così più o meno confusamente nella mente di giustizia. Bisognerebbe cercare di definirlo un po', di vederla, di approssimarsi un po' a quest'idea, magari per differenze specifiche rispetto ad altre che sono più facilmente definibili, perché quest'idea di giustizia, così come si incarna nelle figure di cui ha parlato il libro di Nissim che ho potuto leggere e
così come sono stati affrontati anche qui durante queste giornate di discussione, queste figure non incarnano una idea, non so, di legge o di diritto, no? L'idea di giustizia ha a che fare e non ha a che fare con quella di diritto. Prima si citava Socrate, non so quanto sia esatta, insomma, francamente, la relazione con Socrate. Socrate è un filosofo, e Socrate, l'etica di Socrate è un'etica eminentemente intellettualistica, quindi la sua giustizia deriva da un, e non può che derivare da un ragionamento intorno al tema della giustizia, eccetera, eccetera. I giusti che qui si celebrano probabilmente non hanno fatto necessariamente filosofia, magari qualcuno sì, ma forse non è proprio necessario. Per Socrate soltanto la conoscenza ci permette di distinguere bene da male, eccetera. E poi a Socrate in cella in quel momento parlano le leggi, non diche, sono le nomoi della città che parlano a Socrate e gli fanno intendere come sarebbe un tradire chi ti ha alimentato, chi ti ha nutrito, eccetera, eccetera, scappare, fuggire. Sono le leggi, nomos nemen, un concetto distributivo. Nomos, la legge, è l'insieme delle leggi che costituisce appunto l'ordinamento di una città, assegna a ciascuno la sua parte. Nomos, nemen, nemen tedesco, che ha la stessa radice del nomos greco. Questo è, ma nomos è anche nemen, è anche prendere, afferrare, cioè nel nomos c'è anche implicita un'idea di violenza. Afferro, Carl Schmitt, che non era certamente un giusto, però che di questi argomenti se ne intendeva assai, ci ha reso chiaro, spero una volta per sempre, che quando si parla di leggi si parla di qualcosa che con la giustizia etimologicamente e filosoficamente non ha assolutamente niente a che fare. Un bel problema, perché quando noi parliamo di giustizia immediatamente il problema, la riforma della giustizia, come se la giustizia fosse qualcosa che viene riformata, riformabile, no? Parliamo di riforma della giustizia. Scusate, per me prima di tutto il mestiere del filosofo è fare igiene del linguaggio, cercare di usare i termini non a vanvera. Quindi, quando parliamo di giustizia emerge una esigenza estrema, perché non parliamo di leggi, anche se vorremmo che le leggi fossero giuste, ma che vuol dire questo? Certamente nell'idea di giustizia di cui ne va in un convegno di questo genere abbiamo di fronte una figura che rispetto ai nessi tradizionali tra legge e giustizia, tra diritto e giustizia, ci appare paradossale, nel senso letterale del termine, cioè qualcosa che non rientra nelle opinioni doxa comuni. È una figura paradossale, è una figura straordinaria, non ordinaria. Se la riduciamo, se la derubrichiamo, una figura che Socrate rispetta le leggi, eccetera, eccetera, il paradosso finisce. E siamo molti a, credo, rispettare le leggi, ma quanti di noi sarebbero stati giusti? Chiediamocelo, no? Appunto, giustizia ha questo valore paradossale. I grandi giuristi ci dicono, che Kelsen insegna, lascia perdere la giustizia quando parli di legge e di diritto. Col diritto la giustizia non c'entra niente. E non soltanto quando è diritto positivo e quindi l'ossequio, il diritto positivo, eccetera. No, proprio concettualmente si tratta di ambiti non necessariamente separati, ma certo che vanno tenuti rigorosamente distinti, soprattutto quando tu applichi l'idea di giustizia al giusto di cui ne va cura, perché allora si esalta questa dimensione di paradossalità, si esalta questa dimensione di straordinarietà.
Allora, prima distinzione da operare per avvicinarsi a questa figura reale che è il giusto, e che è antica in tutte queste tradizioni, no? Perché proprio idee, termini diversi per indicare questa figura l'abbiamo un po' in tutte le tradizioni fin dall'antichità, no? Il giusto è anche una figura veterotestamentaria, giusto, è come il giusto, secondo questo timbro, può essere indicato anche Gesù, giusto è una cosa che ricorre anche nella tradizione mistico-islamica, cioè, ma sempre indica qualcosa che eccede la dimensione del diritto, la dimensione della legge, senza necessariamente contraddirla, ma pronti in ogni istante a contraddirla. Allora è qualcosa di assimilabile al diritto naturale, cioè nomos, assegniamo a nomos la dimensione della legge scritta, eccetera, eccetera. Allora giusta è quella figura che segue una giustizia non riducibile alla legge scritta, eccetera, eccetera. Grandi figure nella tradizione, ma neanche in questo caso io ritroverei davvero in questo senso caratterizzata la figura del giusto di cui ne va nella discussione che stiamo facendo. Perché? Perché che cos'ha di naturale questo giusto? Si appella ad un diritto naturale? Vi pare che le figure dei giusti di cui stiamo parlando siano incarnazioni di un diritto naturale? Il diritto naturale è quello nella nostra tradizione che dipende appunto, sì davvero socratismo, platonismo, eccetera, dipende da un ragionamento su ciò che è la nostra natura, e quindi un diritto che rispecchia degli inviolabili principi riguardanti la nostra natura, no? E quindi è qualcosa che non è assolutamente declinabile se non in termini propriamente appunto teoretico-filosofici, il diritto naturale. Si appella a diritti che io ritengo propri ragionando della mia natura, che sono essenziali di questo ente che è l'uomo. Qui invece siamo in una situazione completamente diversa, io ritengo, non in una situazione di naturalità, ma semmai di sovrannaturalità. Cosa c'è di naturale il comportamento del giusto di cui stiamo parlando? Cosa di naturale? Assolutamente niente. La sua testimonianza non è la testimonianza di qualcosa che ci caratterizza in quanto uomini. Siamo forse caratterizzati in quanto uomini dal comportarsi così, come fa il giusto? Quindi ci troviamo in una dimensione di autentica paradossalità, autentica paradossalità. E come possiamo indicarla? Come possiamo farne segno? Come possiamo significarla questa dimensione? Che a me, ripeto, pare molto più sovrannaturale. Vedete, questo concetto non ha più nulla a che fare neanche con la giustizia di cui ne va, no? Il termine giustizia è molto in voga negli ultimi, nella filosofia politica, nella scienza politica, a partire dai testi di Rawls, eccetera, eccetera. No? Si parla di justice, ma che cosa si intende? Si intende, tutto sommato, sulla scia della filosofia pratica aristotelica, si intende temperanza. Si intende la capacità di temperare i diversi interessi, di trovare un equilibrio, proprio il concetto di mesotes aristotelico variamente trasformato, questa è l'idea di giustizia di cui si parla in filosofia politica da un po' di tempo a questa parte, qualcosa che con la dike classica, ma anche con il giusto di cui parliamo, a mio avviso non ha assolutamente niente a che fare. È un'idea di giustizia distributiva, i medievali distinguevano, si muove in un ambito di giustizia distributiva che ha come principio sum cuique, no? Dare a ciascuno il suo, giustizia distributiva. Poi nelle grandi raffigurazioni medievali vedete la giustizia distributiva, la bilancetta che tempera e poi c'è quella che punisce con la spada, ti taglia la testa e buonasera.
e tutti stanno insieme, mentre l'aspetto punitivo nel giusto, non so se l'avete, certamente è essenzialissimo questo, l'aspetto punitivo nel giusto manca. Il giusto non chiede vendetta, non chiede punizione, non chiede punizione. Le testimonianze straordinarie di tanti giusti, no? Quindi è una cosa che esula totalmente dall'idea di giustizia distributiva, che è il modo in cui oggi si parla di giustizia in filosofia politica, sulle scie di Rawls e degli americani, appunto della filosofia analitica, che è giustizia distributiva, e gli analitici arrivano fino appunto a riuscire a calcolare, no? Riuscire a calcolare, calcoliamo per quanto possibile come a ciascuno vada distribuito il suo. Questa idea di temperanza, no? Il simbolo medievale della temperanza è quella signora che vedete in tanti affreschi che versa l'acqua da una brocca all'altra, no? Tempera, tempera gli umori, tempera gli equilibri. Questa è l'idea di temperanza. Sum quique, vi sembra che sia questa l'idea di giustizia che abita il giusto? Ma il giusto non ha un sum. Il giusto è precisamente colui che si svuota del sum per darsi tutto, per donarsi tutto. Non ha sum. Il giusto è precisamente colui che si libera dal sum per essere giusto nei confronti dell'altro. Quindi è qualcosa che contraddice radicitus l'idea di giustizia distributiva, così come a mio avviso quella di diritto naturale, così come ancora di più ogni idea di diritto positivo e di ossequio al diritto positivo. Cioè paradossalità completa, che non è riportabile, come dire, a un contesto propriamente discorsivo, analitico, per non dire in un contesto in cui i termini, i rapporti tra i termini possano essere calcolati. Come indicarlo allora? Certo, l'elemento fondamentale è quello che qui anche è stato detto, cioè quello di qualcosa che cede ogni idea retributiva, ogni idea di scambio, qualcosa che ha profondamente a che fare con l'idea di dono, ma anche, come dicevo, di perdono, perché manca completamente l'elemento appunto della giustizia punitiva all'interno della visione del giusto. Io direi che si potrebbe pensare così, no? Il bene per il giusto ha a che fare con il bene, no? Con il bene. Ma il bene è proprio in quella accezione per cui il bene eccede ogni calcolo, ogni misura, no? Ed è, direi in termini più generali, bene per il giusto è che ogni ente, in fondo, no? Ogni ente, nel senso di ciò che mi sta di fronte, che mi si oppone, e quindi che stando lì di fronte e opponendosi objectum in una forma o nell'altra non è mio, è bene che sia. È bene che l'ente sia. Quello è il bene. È bene che l'altro sia. È bene lasciare che sia. E lasciare che sia nella sua libertà rispetto a me, e lasciare che sia nella sua autonomia rispetto a me, e lasciare che sia nella sua indipendenza da me. Lasciare che sia, è bene che l'ente sia, e che venga lasciato essere anche nel suo opporsi a me. È bene che non venga escluso in nessun modo. Io nulla escludo, il mio atteggiamento nei confronti dell'altro non è esclusivo né nel senso che io mi ritengo esclusivo rispetto all'altro, né che voglio escludere alcunché dall'altro. E nello stesso tempo è sempre anche un riguardare l'altro, no? Le figure dei giusti di cui possiamo parlare, non sono tutte figure che da un lato vogliono che l'altro sia, non ne vogliono in alcun modo, non dico l'eliminazione, ma l'esclusione, ma nello stesso tempo vogliono anche riguardarlo in tutti i sensi,
sono anche letteralmente curiosi dell'altro, ne hanno cura, non vogliono, non lo contemplano semplicemente, no? Ma lo riguardano, cioè quell'altro riguarda profondamente il giusto, lo vede, lo sta a vedere, lo ascolta, e ciò si oppone proprio al male. Se il bene è questo, il male non è esattamente questo. Il male è l'isolarsi, l'escludersi e il pensare che sarebbe bene, tra virgolette, che il poter escludere l'altro, che l'altro non sia. Il male non è volere che l'altro non sia, il bene che l'altro sia. Il bonum è sempre effusivum, dicevano i medievali, no? Il bonum è effusivum sui, si dona, effonde sé. Il male vuole invece all'opposto tenersi, tenere il sé e escludere l'altro. Questa è il polemos, questa è la lotta. Il male non riguarda l'altro, il peccato che è un isolante estremo, diceva Florensky, no? Il peccato isola, il peccato è l'isolante estremo. Il bene è esattamente il movimento opposto, la dinamica opposta, l'effondersi, il donarsi, il perdonarsi, donarsi al quadrato. Il male è, il bene è riguardare l'altro, averne cura, il male è non guardarlo. E qui c'è il grande dramma, perché il riguardare l'altro, il lasciarlo essere, lasciare che sia, è straordinario. Il non guardarlo è banale, la banalità del male. Attenzione, il male, la radice del male, non sta nel fare il male, che adesso ti ammazzo, eccetera, eccetera. Il male che rende possibile anche il mio fare il male, è il male banale di quelli che non guardano. Di quelli che non guardano, il male fondamentale è il male di quelli che non guardavano il fumo uscire da Auschwitz. Il male fondamentale è quello dei turchi che non guardavano fare i militari che facevano il genocidio, i pogrom, eccetera, eccetera. Il male fondamentale è di quelli che non guardano. Quello è il male fondamentale, è la banalità del male di cui parla l'Arendt. No, questa è la banalità del male che rende possibile i genocidi, gli Auschwitz, eccetera, eccetera. Questa è la banalità, questo è il male. E il male è comune, non diciamoci le palle, il male è comune. Perché continuamente noi non guardiamo, non riguardiamo, cerchiamo di non guardare. Questo è il male, proprio peccato originale. Altro che le palle appunto sulle antropologie positive, sulle bontà originarie dell'uomo. Questo è il male comune, questo è il vero comune. Le antropologie positive sono l'irrealismo totale che non va bene né in filosofia né in politica né da nessuna parte. Questo è il peccato originale, il male comune. E quell'idea di giustizia, quel giusto è straordinario. E tuttavia è il sale della terra, come diceva quel tipo, è il sale della terra. Inutile farci illusioni che il giusto possa curare questo male comune, il vero male, quello comune, che è quello che rende possibile Auschwitz, che è quello che rende possibile i totalitarismi, che è quello, perché se gli altri guardassero tutti sarebbe inconcepibile quel male, la realizzazione di quel male, se fossero attenti, se avessero cura, se fossero buoni nel senso del è bene che l'ente sia ed è bene lasciarlo essere. Se questo fosse il comune del nostro esserci, come potrebbe avvenire Auschwitz, come potrebbe avvenire la strage degli armeni, sarebbe e come potrebbero avvenire le continue stragi cui assistiamo, avrebbero potuto avvenire se l'Europa guardasse quello che è avvenuto nei Balcani, Jugoslavia, Sarajevo 10 giorni fa. Come sarebbe stato concepibile che avvenisse? Avviene perché c'è un male comune. E il giusto
nel momento stesso che lo sa, non vuole che continui una catena, diciamo, della vendetta, eccetera. Perciò si dona e perdona nel tentativo, virgolette, spes contra spem, che si interrompa questa catena, che possa interrompersi, che è poi la speranza fondamentale anche che animava la parola di quel tale, di Gesù, no? Quando diceva, me antistenai toponerò, no? Non opporti al male, c'è scritto, nelle Beatitudini c'è scritto così, Ma che vuol dire non opporsi al male? Che vuol dire? Vuol dire esattamente che tu non devi rispondere con i mezzi che usa il male al male. E il giusto non fa così in qualche modo, no? Lotta contro il male, ma non facendo male, no? Cercando di salvare, lasciare che l'ente sia, è bene che l'ente sia, è bene custodire l'ente, conservarlo, quella è la mia verità, per giocare con i termini tedeschi, wahrwahren, no? Vero è il custodire, il conservare, lasciare che l'ente sia, è bene che continui ad essere, ma si oppone al distruttore, al male che esclude e distrugge, senza volerlo distruggere, senza volerlo distruggere, perché vorrebbe interrompere questa catena di distruzioni su distruzioni, eccetera, eccetera. Questo che cos'è? È il sale della terra, è il sale della terra, ma la terra è la terra. C'è il sale in questa terra, ma la terra è la terra del male comune, è la terra della banalità del male, è la terra dove i genocidi, o se non proprio i genocidi, gli stermini continuano. Questa è la terra. E i giusti cosa sono? Il sale, ahimè, della terra. Grazie professore della sua lezione magistrale. Non so se ho tempo di porle una domanda. Sì, certo. Ho tempo di porle una domanda. Perché c'è una questione alla quale sto girando attorno da una decina d'anni. Si tratta del bene e del male. Faccio un esempio. Al tempo del genocidio degli armeni, Mustafa Azizoglu era il sindaco di Malatya, una città dove passavano le carovane di deportati. Questo sindaco ha salvato molta gente, li ha ricoverati anche in casa, era, diciamo, possiamo dire un giusto. Bene, il figlio, venuto a sapere quello che faceva il padre, il figlio ovviamente faceva parte del partito Unione e Progresso, il partito dittatoriale che voleva lo sterminio degli armeni, ha ucciso il padre. Ora, per i turchi, il giusto è il figlio, per gli armeni il giusto è il padre. Allora, il bene e il male, cioè il motore della terra, potrebbe essere il bene, quello che fa muovere, perché tutti e due si sono mossi su un concetto di bene. Il male dove sta? Ecco, questo è il problema. E lo stesso si potrebbe dire per Hitler, per Stalin, eccetera. Scusi, io ho detto che cosa è il giusto è il padre, il figlio vuole lo sterminio, vuole che quell'altro non sia e si esclude dal prender parte all'altro, si esclude da ogni dinamica di approssimarsi all'altro, in qualsiasi senso. Può essere anche il senso più polemico, ma è un senso in cui io in questo polemos riconosco all'altro che al limite il diritto di esistere, al minimo. Quindi non c'è dubbio alcuno, è il padre è nel giusto, il figlio sta nella parte del male. Il problema è che il figlio è il banale,
il figlio è il comune, al di là dell'atto eccezionale di ammazzare il padre, no? Che poi tanto eccezionale manco è, ma insomma, no? Perché in qualsiasi guerra civile cioè, hai tutti i parricidi di questo mondo, i fratricidi di questo mondo, la guerra civile, che è la guerra per antonomasia, no? Il modello di guerra e la guerra civile è fatta di fratricidi, di parricidi, eccetera, eccetera. Quindi quello è il banale, la guerra, il parricidio, il fratricidio, volere che l'altro non sia, tentare di distruggerlo, annichilirlo, ci sono solo io e gli altri devono diventare niente, oppure se non niente, beh, cerchiamo di non guardarli, di non vederli, non mi riguarda, non mi riguarda, questa è la parola chiave del male, non mi riguarda. Questo è il vero demonio, non mi riguarda, questa è la vera separazione, diabolos, diaballin, tra me e l'altro, non riguardarlo. Questa è la vera separazione, questo è il vero carattere del diavolo, è questo. Non è uno con le corna che ti viene addosso, ti disturba, eccetera, no. Il diavolo è colui che separa, divide, il principio della divisione, non riguardarlo, non guardarlo, non è affare tuo. Pensa a te, chiuditi nella tua bella caverna egoica, come dice Hilma, e vedrai che lì stai bene, come i prigionieri di Platone, in fondo alla caverna, che stanno benissimo lì, e quando uno gli dice guarda che fuori c'è il sole, lo ammazzano. Questo è la banalità dell'essere prigioniero, la banalità del non essere liberi. Noi ci riempiamo la bocca con questa cosa di libertà, ma la libertà è qualcosa di eccezionale, di straordinario, non è nulla di banale. Tanto è vero che i filosofi non sono mai riusciti a dimostrare che è. Perché appena si sono messi in testa di dimostrare che è, hanno detto, beh, allora non siamo liberi. Tutti, dal primo all'ultimo. Beh, infatti, come fai a dimostrarlo che sei libero? Non puoi, fine. Cos'è che puoi dimostrare, che, almeno alcuni, che se non ti senti libero non puoi vivere? Ma provate a fare una dimostrazione logico-razionale della libertà. Anche Kant lo dice, è un fatto, non è la conclusione di un ragionamento. Quindi questo è la libertà, anche sentirsi libero e il volere che l'altro lo sia, non sentirti libero tu e, nel senso che tu sei libero, nel senso che domini l'altro, perché la nostra idea di libertà, concetto di potere, di politica che prima si diceva, è questo, no? Io voglio essere libero per dominarti, per asservirti, se non per annichilirti, o comunque per annichilire il tuo essere libero, voglio essere libero per annichilire il tuo essere libero. Questo è il banale, questo è il comune. Ecco. Tuttavia, spes contra spem, fin tanto che vi è questo figlio, padre che si fa ammazzare dal figlio ma salva uno solo, non c'è bisogno di salvare la Schindler List, non so, basta uno solo, facendosi ammazzare, rischiando di farsi ammazzare dal figlio o da chiunque altro, noi dobbiamo dire spes contra spem, perché abbiamo questi testimoni, questi martiri, che dimostrano che a noi, questo esserci che siamo, questi enti che siamo, magari è dato pure essere giusti, perché dei giusti ci sono stati. Voglio dire, prendete il discorso delle beatitudini, no? Chi l'ha incarnato? Però Gesù è una figura anche storica, quindi se c'è stato Gesù, perché no? Ce ne può essere anche un altro. Non è assolutamente dimostrabile l'impossibilità o l'impraticabilità di questa strada. Ma non c'è stato più nessuno dopo. Bene, non c'è stato più nessuno. Ma no, ci sono i giusti, no? Che in parte incarnano questa dimensione, incarnano questa prospettiva. Dunque c'è dato esserlo. Però bisogna riconoscere realisticamente che invece il nostro mondo è quello del, quando va bene, quello del diritto, quello delle leggi e quasi sempre quello della banalità del male. Penso che in quasi sempre
appena accennato ci sia il problema della scelta, che proprio riguarda poi la libertà, e quindi ritorniamo su questo tema, che è così quello che noi stiamo affrontando nel nostro lavoro sui giusti. Se ci sono delle domande, abbiamo ancora un po' di tempo, poi il professor Cacciari deve andare e noi chiudiamo i lavori. Se avete delle domande, abbiamo un microfono, possiamo chiedere a tutti i nostri relatori, ovviamente. Sì, volevo semplicemente ricollegarmi a quello che diceva il professor Cacciari sull'aneddoto raccontato dal console, la banalità del male, appunto, e i diversi punti di vista, dal momento che il figlio è un eroe, considerato un eroe, mentre il padre è quello giusto, come mai c'è un sacco di gente può considerare il figlio un eroe? Cioè, la banalità del male, cioè, in tutto un popolo, in questo momento che appunto in Turchia quello viene considerato un eroe, oppure la storia di questo Safarov che viene considerato un eroe. Perché in Turchia hanno vinto quelli che hanno combinato il genocidio, ma vi rendete conto della tragicità? Puta caso che avesse vinto Hitler, e il comune direbbe che faremmo le celebrazioni per qualche caduto del nazismo durante. Ma è evidente perché come diceva Simone Weil, la giustizia fugge sempre dal campo dei vincitori. E nel campo dei vincitori rimangono i diritti, rimangono le leggi, che quando va bene sono diritti e di leggi umane. E quando va male sono Hitler, sono Stalin, eccetera, eccetera. Volevo chiedere al professor Cacciari, il male lei l'ha interpretato come separazione, come annullamento dell'ente dell'altro, non lasciare spazio all'altro di vita. Questo mi ricorda un po' una logica del pensiero forte, del pensiero dominante. Una possibile pista alternativa potrebbe essere in qualche modo una rivisitazione di un pensiero debole che accoglie l'altro? E perché deve essere debole un pensiero che accoglie l'altro? Il pensiero, queste palle del pensiero debole e pensiero forte, c'è il pensiero e basta. Difficile, di meno facile, di meno debole dell'accogliere. Per accogliere devo uno saper ascoltare, saper tacere, che è una delle virtù meno frequenti e soprattutto del tutto assenti nella comunità del male. Il primo. Secondo, saper riconoscere quello che ascolto, quindi impararne la lingua, saperne la lingua, farne attenzione, averne cura, eccetera, eccetera. E poi tutto il resto che ne viene dopo, cioè sapere dialogare con quello. Perché non è mica che poi alla fine il dialogo sia questo abbracciamoci tutti davvero da irenismo stradebole e marmellata. Io mantengo la mia posizione, ma la mia posizione matura e si forma proprio grazie anche alla tua opposizione. Quindi riconosco la necessità della tua opposizione per costruire la mia stessa identità. Cosa c'è di facile o di debole in questa dinamica dell'accoglienza? Proprio niente, anzi è quanto di più forte si possa immaginare. Col debole non costruisci nulla, ti pare debole la posizione del giusto, ma la posizione del giusto è fortissima. Riesce a far, diciamo, a donare sé, a farla finita con ogni forma di filopsichia, per dirla sempre in termini evangelici, cioè di amore di sé. Di svuotarsi di ogni suum, di non tollerare appunto la violenza sull'altro, cioè di riguardarlo come qualcosa che per lui diventa il limite sacro.
fuori legge. Quindi sono tutte dinamiche estremamente difficili, straordinariamente difficili, che non hanno nulla a che fare con il pensiero debole. Ma ripeto, il pensiero, quando è pensiero, è sempre forte. Volevo solo sollecitare un attimo un confronto tra Gabriele Nissim e Cacciari, perché in effetti quello che sono due interventi, tutti e due, molto interessanti, e sono stati molto, molto, assolutamente fanno pensare. Però in qualche modo c'è un certo contrasto. Cioè, mi sembra che il tentativo un po' fatto da Nissim sia stato quello di sostenere anche la banalità del bene, cioè di sostenere la possibilità in qualche modo della giustizia, sì, non tanto come qualche cosa di assolutamente straordinario, qualcosa che appartiene a Gesù Cristo e basta, insomma. No, chiedo, è un'impressione questa. Io ho detto che quando appunto si pensa, bisogna stressare i concetti fino al loro limite estremo, perché allora si capisce ciò di cui si parla. Quindi io ho stressato l'idea fino al limite, fino all'ultimo. Ho cercato di fare questo, come cerco sempre quando affronto qualsiasi problema. Però c'è un percorso per arrivare all'ultimo, e in quel percorso per arrivare all'ultimo, per me l'ultimo è quello che c'è scritto nelle Beatitudini. Tu realizzi questo, sei perfettamente giusto. Non lo dico io, e non lo dico io, tantomeno io che non sono credente, lo diceva addirittura Nietzsche, che diceva, sapete, ci sono due ebrei, uno che è il più sapiente che ci sia mai stato, Spinoza, e uno il buono, Gesù, lo diceva Nietzsche. La Chiesa farebbe bene qualche volta a citare Nietzsche, il Papa, invece di citare qualche filosofastro, come a volte gli capita, qualche teologo di seconda fila, se citasse Nietzsche, secondo me a volte riuscirebbe a comunicare maggiormente anche allo spirito contemporaneo. Quindi un modesto consiglio che... Quindi per arrivare però a questo limite c'è tutto un percorso, e lì questo percorso, come ho detto, ci sono i giusti. Ho detto, quel padre è un giusto, cioè tutta una figura di giusti che si colloca in quel percorso, che giunge fino alla parola suprema, cioè riuscire a esaurire il male, non opponendosi al male con una violenza che in qualche modo costantemente lo richiama. Questa è l'idea limite, ma su quell'idea limite tu puoi proiettare tutta una serie di comportamenti, quelli che io, per esempio, ho letto nel libro di Nissim. Ma infatti credo che il discorso che tentiamo di fare è quello che dice: c'è sempre la possibilità di scegliere, quindi la possibilità di fare un'opzione, e allora qui rientriamo ancora nel discorso di che cos'è la libertà, c'è o non c'è? Quindi c'è, se c'è si può accogliere l'altro e operare quello che Cacciari diceva, l'ammettere l'esistenza dell'altro e renderlo importante al di fuori di me, e non annullarlo, non negarlo. Quindi questo processo di scelta è un processo difficile, come lui diceva, addirittura potremmo considerarlo sovrumano, sovrannaturale. Non è facile, infatti nella storia i giusti sono pochi, però lui diceva senza speranza, in realtà proprio perché ce ne sono rimane una fiammella di speranza che deve essere sviluppata. Allora mi sembra che il problema che si pone è anche capire come si arriva a questa scelta. È una cosa istintiva, naturale, che dipende dal fatto che si riflette sulle cose, che le cose si conoscono. Quali sono i meccanismi che spingono ad agire in un modo o nell'altro? Si possono indagare questi meccanismi? Sono incommensurabili?
Sono tutti problemi aperti di questa ricerca sui giusti? Io volevo solo riprendere questo tema del giusto imperfetto, no? Perché un po' la questione è questa, no? Che se tu vai un po' a analizzare queste figure, trovi appunto storie sorprendenti, no? Che rappresentano sempre l'inaspettato, no? Cioè, cosa c'è di più inaspettato in Polonia che un antisemita ideologicamente convinta a un certo punto decida di salvare gli ebrei, quando fino al giorno prima diceva che gli ebrei dovevano essere trasferiti in Madagascar? E cosa c'è di più inaspettato che un presidente di un parlamento in Bulgaria che ha osannato Hitler nel parlamento a un certo punto e ha diretto la sessione delle leggi razziali, poi a un certo punto sia l'artefice del salvatore degli ebrei e ferma i treni? Oppure cosa c'è di più inaspettato di una terrorista palestinese che mette la bomba in un mercato e poi quando vede i bambini si ritira indietro e se ne torna a casa con la bomba e diventa traditrice per i palestinesi? Ecco, io penso che queste figure che noi ritroviamo debbono essere, prima di tutto devono essere comprese, no? Perché molto spesso noi facciamo delle etichette su questi giusti, no? Cioè vogliamo che siano fatti in un certo modo, che abbiano un certo colore, che abbiano un certo vestito, che abbiano le nostre idee, che siano politically correct. Invece io penso che dobbiamo sapere guardare l'inaspettato. E allora c'è questo fatto che noi abbiamo sempre l'abitudine appunto di trovare la perfezione, cioè perché no, la perfezione è l'immagine ideologica che noi diamo alla persona che agisce in un certo modo, è nella nostra testa, ma il giusto che agisce in un certo modo è, come dire, è quello che fa l'inaspettato, che fa l'atto di giustizia, che è il buono. Però noi abbiamo, secondo me, abbiamo sempre questa incapacità, come dire, di cogliere queste figure proprio per le proiezioni che facciamo. Quindi io credo che sia questo il punto. E poi, tutto sommato, io ritengo questo, che questa idea del giusto ambiguo, del giusto, come dire, è anche l'idea, insomma, che all'interno dell'imperfezione degli esseri umani, perché noi siamo e saremo e saranno in futuro gli esseri umani sempre imperfetti, pur all'interno della nostra imperfezione, del nostro sé che ci divora, però abbiamo sempre quella possibilità di capovolgere una situazione. Allora, questo elogio dell'ambiguità del bene non è una banalizzazione di un atto di bene, ma il fatto di dire che il bene comunque è alla portata, no? E infatti, diciamo, quello che guarda e quello che non guarda, e la zona grigia di Primo Levi, no? Si trovano sulla stessa linea, ma c'è uno che non vuole guardare, che volta la testa dall'altra parte, e c'è l'altro che guarda, e guardare è alla possibilità di tutti. Credo che sia un po' questo, diciamo, come dire, questo porre le figure dei giusti in modo non eroico, anche se è fondamentale dire che il giusto è quello che fa il gesto inaspettato.